Nel quarto municipio si trova un museo unico nel suo genere che consente di ammirare reperti del Pleistocene medio risalenti a circa 200.000 anni fa. È il museo di Casal de Pazzi. Questo sito archeologico venne scoperto nel 1981 durante i lavori di urbanizzazione del quartiere. La soprintendenza archeologica di Roma fermò i lavori e dopo uno scavo durato 5 anni su un'area di oltre 1.200 metri quadri riportò alla luce un tratto dell'alveo di un antico fiume nel quale erano conservati più di 2.000 resti ossei e 1.500 reperti in pietra. Alla fine dello scavo, il sito venne protetto con la costruzione di un padiglione con un piccolo museo, inaugurato nel 2015. Oggi ospita anche un giardino nel quale crescono essenze tipiche del Pleistocene medio e organizza numerose attività per avvicinare bambini e ragazzi all'affascinante mondo della preistoria. Ne parliamo con il responsabile Gianluca Zanzi. Quali attività organizzate e quali siete riusciti a mantenere durante il lockdown? La maggior parte delle attività sono rivolte ai bambini dagli 8 ai 10 anni. Ultimamente abbiamo abbassato il nostro target anche a bambini più piccoli. Partendo dal Darwin Day abbiamo sviluppato un percorso sperimentale sull'alimentazione nel Pleistocene con un istituto alberghiero. Durante il lockdown siamo riusciti a mantenere vivo il rapporto con il nostro bacino di utenza virtualmente attraverso una serie di eventi social che abbiamo lanciato con il tema Io resto a casa. Pian piano però abbiamo cominciato a sviluppare dei percorsi che andavano verso una didattica a distanza, quindi abbiamo pensato dei progetti da mandare virtualmente, la vita al tempo del Pleistocene e un altro sul tema delle migrazioni. Con i ragazzi del servizio civile abbiamo realizzato una serie di approfondimenti sui processi di fossilizzazione, sulla natura e sul perché esiste questo museo e perché esistono i musei. Come si svolgono i vostri laboratori didattici e come riuscite a coinvolgere bambini e ragazzi? I nostri laboratori didattici si svolgono in maniere varie. Il pre-Covid si svolgevano tutti in presenza attraverso una didattica del fare. Attualmente si è aggiunto, visto che il nostro bacino di utenza è leggermente sceso come età e grazie al contributo delle colleghe abbiamo messo in piedi un percorso anche di didattica o educazione ambientale, lavorando molto spesso in giardino all'ombra del grande albero della Zelkova. Progetti futuri? Ad aprile siamo riusciti a chiudere una candidatura a un progetto che si chiama Insieme per i Bambini, che forse ci porterà ad aprire ancora di più il museo, a renderlo ancora più permeabile alla comunità, perché appunto è un progetto di comunità educante e vorremmo che il giardino fosse più sentito come una parte stessa del quartiere, dove la gente può venire, interagire con noi se vuole, ma anche solo stare qui tranquillamente. A febbraio anche ci siamo candidati con un bando dei piccoli musei per ampliare, diciamo, il percorso educativo interno anche all'esterno. L'area esterna diventerà un'area didattica attraverso una serie di ripetitori wifi. Si potrà fare in completa autonomia anche una visita attraverso appunto il giardino pleistocenico, il mondo pleistocenico che ci viene raccontato dalle piante che stanno fuori in giardino. Info su museocasaldepazzi.it, sulla pagina Facebook del museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608.